Ho scoperto una cosa molto divertente. Guardate un po' quanto mi manca per poter prendere questo bastone. E presumibilmente anche questo. Sì, esattamente, mi manca una sola, una gemma. Quindi dovrò trovare un modo sicuro per poterle farmare. Ad ogni modo, salve a tutti e bentornati su Super Kirby Clash. Nello scorso episodio siamo andati avanti, abbiamo affrontato Tananza che possiamo vedere qui. E quest'oggi andremo avanti con le missioni per poter arrivare in fretta a livelli che ci permettano di avere qualche chance contro i nemici che sono decisamente più potenti di noi. Comunque devo prendere ancora qualcosa, quindi ci vediamo tra poco. Prima però vorrei verificare se alcune password funzionano ancora. E soprattutto se le ho già messe. Per esempio, la nostra prima password sarebbe Super Kirby Clash. Vediamo se funziona o se l'abbiamo già presa. Può darsi che questa gag sia presente in tutti quanti i miei video di Super Kirby Clash, ma io non me ne ricorda. È molto possibile. E a quanto pare non l'avevo già preso. 50? Beh, ok, non male. Poi ce n'è. Ah, non le avevo mai usate. Ok, ottima cosa. Quindi possiamo provarci di nuovo. E la prossima sarebbe, non so se questa funziona in realtà, perché non è esattamente italiana, ma non è neanche italiana. Non importa. Allora sarebbe Supakabihantazu. Ci vediamo quando l'ho scritta. Ok, dovrebbe essere questa e vediamo se. Ok, è limitata al Giappone, benissimo. L'ultima password che andremo a immettere è proprio questa, thank you. E questa dovrebbe essere quella per l'anniversario del gioco, ma a quanto pare non va più. Va bene, è un vero peccato, a meno che non abbia sbagliato qualcosa a scriverla, ma non penso. Ok, andiamo a comprare l'oggetto salvavita e basta, poi direi che possiamo anche partire perché abbiamo già perso troppo tempo, più o meno, non esattamente, ma fa niente, ci conviene partire. 0 punti di esperienza ottenuti. E la prendiamo subito o... No, vabbè, sì, possiamo prenderla subito. Adesso ho anche il controller, quindi sono più tranquillo. In caso non si fosse notato dal fatto che posso premere il tasto R. E andiamo. Direi di andare con qualcuno con cui possiamo guadagnare, sì, però non troppo. Miasmoros. Miasmoros, sì, mi ispira. Oggetti salvavita, prendiamo questa. Ne abbiamo solamente una per ognuno. Non è vero. Ok. Non importa, andiamo con sfera punti energia. Sperando che mi permetta di fare tutto questo ardore. Lo sto indicando, ma giustamente non potete vedere che lo sto indicando. Quindi, questo è mago? Sì, è mago. Però direi che a questo punto ci conviene di più prendere Marius. Ok, non sapevo che giocasse anche lei. Gabri Sonic. Va bene, prendiamo anche un martello, tanto perché possiamo, compagno 3, e possiamo partire. E ci conviene anche partire in fretta perché non voglio rischiare di perdere questo oggetto salvavita. Missione punti esperienza 2x. Ok, allora, con qualche speranza con questo dovremmo riuscire ad arrivare piuttosto in fretta al livello che ci interessa. Abbiamo visto che in effetti funziona, quindi sono piuttosto fiducioso. Dovrei forse utilizzare un altro metodo, aia, ma non importa. Per adesso vado avanti così. Poi nel caso per la seconda fase proverò a bloccarlo. Dai, dai, ok. Va bene, adesso ci poniamo da questa parte e cominciamo a caricare. E vai. Ok. L'ho bloccato esattamente per metà. Cioè, per un quarto in realtà. Ok. E adesso ti prego non fare questa cosa. Ha fatto questa cosa. Grazie.
Vai, tra pochissimo e... Ok, adesso, perché adesso poi non posso più fare niente. E a quanto pare la mia teoria non era esatta, perché non cambia nulla se lo carico per molto o no. Prendila. Ok. Va bene, abbiamo tutto quanto e quasi al centro, cavolo. Però gli altri due hanno fatto bene, quindi sì, non mi posso lamentare assolutamente. E addio, ti prego. No, niente addio ancora. Dai, quanto ci vuole? Sta diventando rosso. Quindi questa almeno è una cosa buona. Forse è un bene avere il martello, perché lui è molto, molto potente. Fatto. Non credo proprio che abbiamo il platino, perché è piuttosto improbabile, ma cioè ci abbiamo messo un po' più che altro per questo. E infatti abbiamo preso l'argento. Ok, però comunque abbiamo preso un buon numero di punti. Ok, quindi abbiamo il doppio di quelli che avremmo ottenuto. Va bene, siamo quasi a livello 28. Ancora una gara, cioè una battaglia e... Direi che siamo abbastanza tranquilli ad arrivare al livello 28. Poi per gli altri volendo potrei andare un po' avanti io, anche perché poi non rimarrebbe più molto da fare. Però intanto per questi episodi posso continuare così, anche perché ho... di nuovo la stavo indicando, anche se non serve niente indicarla. Ho l'oggetto salvavita che mi permette di bene tanti. Ok, usciamo, andiamo alle dune. E quale ce ne fa guadagnare tanti? Nessuno. Rovine... Lui, ma di più lui. Andiamo di nuovo in capocorno? Sì, andiamo di nuovo in capocorno, dai. Così dovrebbe andare bene. Compagno 1, compagno 2, compagno 3. Non mi lamento. Andiamo. Anche perché credo che quella spada di prima fosse più debole di quella che ho adesso. Ecco capocorno. Ok, allora. Non è andato esattamente come mi aspettavo. Ti prego, non scendere qui. Ok. Vai. E l'ho preso. Ok, adesso. Vai. E... Mi chiedo con che cosa abbia a che fare a questo punto. Il rimanere fermo per più o meno tempo. Scendi. Non scendere su di me. Non scendere su di me. Non scendere su di me. Ok, meno male. Adesso è fermo e possiamo distruggerlo. Perfetto. Attaccatelo un sacco e con qualche speranza siamo già alla fase 2. Sì. Ok, benissimo. Devo già prepararmi perché ho paura che lui parta l'attacco immediatamente. E l'ha fatto. Vabbè, adesso può avere senso il fatto che abbia preso meno danno perché è in volo, giustamente. Quindi non me ne... Lamento eccessivamente. Via. Non mi ha preso. Non mi ha preso. Non mi ha preso. Non mi ha preso. Non so perché non mi ha preso. Ma davvero? Ok. È un po' scomodo il fatto che sia in aria. Tu cosa stai facendo? Perché sei lì? Dai, prendete la cosa in fretta. A chi manca? A chi manca la... Ah no, manca a quasi tutti a quanto pare. Non è vero. La manca a questo punto. La manca. Manca a questo punto essa solamente al dottore, ma non più. Vai. E di nuovo non ho preso bene. Cioè, non ho preso il perfetto. Ok. Comunque dovrebbe essere abbastanza per terminarlo, giusto? No, ancora? Ok, questo sì. Vittoria. Ok, di nuovo non credo di essere arrivato al platino, ma all'oro mi posso accontentare. E a questo punto abbiamo ottenuto quanto? Tre, no, non 3000, 5200? 5208. Sì. Ok, a livello 28 ci siamo. E va bene. Ok, sei più forte grazie all'aumento di livello, ardore massimo ricaricato, cioè aumentato di 2 ricaricato e hai ottenuto un premio. Direi di tornare da Wispy adesso. Tanto per fargli un saluto. E poi perché è uno dei boss che mi danno più esperienza. Ma questo è un motivo a parte, semplicemente perché voglio bene a Wispy e voglio salutarlo. Quindi andiamo.
Ecco Wispy Woods. Terrei a ricordare che questa cosa mi permette di... Non so come dirlo, cioè non mi viene il modo per dirlo, è molto stupido, ma fa niente. In pratica, quando mi manca semplicemente un minuto, ma la battaglia dura più di un minuto per l'oggetto salvavita dell'esperienza, non vuol dire niente, cioè nel senso l'effetto non si interrompe durante la battaglia perché dura per la sua interità. Cioè, in pratica, quello che conta è se inizio la battaglia con quell'oggetto salvavita attivo. Non importa se mancano tipo 5 secondi perché comunque me lo conterà. E questa è un'ottima cosa. Ok, dai, vieni qui che così posso attaccarti. Perfetto, stavolta voglio attaccarti per bene e non perdere troppo tempo. Ok, adesso viene al centro sicuramente. No, non è vero, stavo scherzando. Vai. Dai, di nuovo come prima. Ok. Qua diverso da prima, ma comunque non sono riuscito a fare niente, quindi non è che cambi molto o no. Allora, manca solamente a me, vero? Sì, però fino a quando lui non si alza non possiamo fare niente. Non farti schiacciare. Certo che però anche voi, diciamo che per essere intelligenze artificiali, potreste impegnarvi un po' di più. Ok, comunque questa cosa lo distrugge sicuramente. E di nuovo non sono riuscito a prendere perfetto. Qual è che riuscirò a prendere perfetto? Solo il tempo lo dirà. Ok. Ancora una volta la sua animazione dura un po', quindi adesso dovrebbe essere finita. Ok, va bene. Vittoria di nuovo. E cosa abbiamo ottenuto? Solamente l'oro. Che brutto. È molto brutto. Ok. È un vero peccato che sia andata così male. Ma fa niente. Affrontiamo un'altra missione. Magari una che ci dia un buon numero di punti senza avere un rango troppo alto. Allora, chi può essere? Allora, vediamo. Tu ce ne dai 1690 con il bronzo. E livello 17 consigliato. Quindi potrebbe essere ciò che ci serve. Prendiamo anche la pozione attacco, già che ci siamo. Ok, vai. No, si è sostituito a quello di... No, no, non dovrebbe essersi sostituito a quello di esperienza. No, infatti. Ok, meno male. Mi è venuto in mente solamente dopo che era una cosa che poteva succedere. Ma non è andata male, per fortuna. Dai, mamma mia, per un pelo non l'ho. Anzi, lui non mi ha preso. Ho sbagliato, ho premuto più volte il tasto di salto ed è stato un problema. Ok, via. Va bene. No, no, no. Ok. Allora, bella questa musica. Non me la ricordavo. Ok, la lascio per qualche secondo. Ah, l'ho mancato, ma non importa. Comunque questa musica confermo che è molto bella. Vai. Perfetto. Adesso ce l'abbiamo. Ma credo che partirà solamente non quando ce l'avremo tutti, ma quando è finito questo effetto. Spero che accada così in realtà. Anche perché altrimenti è un po' scomodo per il fatto che ho letteralmente...
Questa cosa non doveva succedere, ma fa niente. Ok, allora, abbiamo un po' di livelli, quindi ancora una battaglia e possiamo arrivare a... Ok, dicevo, possiamo arrivare al prossimo livello abbastanza facilmente, con qualche speranza. Adesso però vorrei provare se abbiamo tempo. No, vabbè, lo facciamo allora nel prossimo episodio. Ovvero domani. Quindi, sì, nella prossima parte andremo avanti con le battaglie. Magari ancora con lui, visto che può essere così OP, visto che ci ha dato con il grado argento quello che Whispy ci dà col grado platino. Quindi, sì, può essere molto conveniente affrontare lui. Ok, quindi sì, alla prossima.